Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Stamani mattina è arrivata alla Camera, come capita tutti i giorni dell'anno e più volte al giorno, una delle tante scolaresche che vengono a visitare il nostro palazzo. E come conviene quando arriva una scolaresca del collegio, io sono andato a trovarli, a incontrarli. E ho cercato preventivamente di spiegare loro che cosa avrebbero visto in aula. Voi sapete che tante volte i ragazzi che vengono qua, qualsiasi età abbiano, come dire, sono in qualche modo affidati alla fortuna del momento. Può capitare loro di assistere a una seduta solenne che discute la fiducia al governo, oppure la partecipazione italiana a una missione militare, oppure la legge finanziaria. Può capitare loro di assistere alla discussione di una legge ordinaria in cui molti di noi magari telefonano, leggono il giornale o scrivono altre cose. Io ho spiegato loro stamani mattina che avrebbero assistito a questa bizzarra situazione. Pochi colleghi a parlare, l'aula deserta, soltanto gli amici stenografi, i funzionari della presidenza. E ho detto però vi voglio spiegare perché questo accade, perché questo sta accadendo da 3 giorni di fila, giorno e notte. E ho detto loro se, essendo bambini piccoli, non volendoli strumentalizzare, altrimenti ho capito dall'intenzione della maggioranza che potrei essere perseguibile per una sorta di abuso politico di minore, che noi stavamo facendo quello che talvolta il cittadino comune fa quando si incatena davanti al municipio o minaccia di gettarsi dal balcone se non gli viene riconosciuto dal comune o la possibilità di rimanere in una casa da cui è stato sfrattato o la possibilità di accedere a un lavoro per poter sopravvivere. Insomma, in quest'aula dai legni storici in cui tutti noi contestatori portiamo la cravatta, questo è il massimo che ci è consentito per denunciare al Paese quanto sta accadendo. E allora però, non avendo abusato politicamente dei miei amici piccoli, minori che venivano dal collegio, posso utilizzare questi 10 minuti per dare il mio contributo di parlamentare della Repubblica, anche se Onorevole evidentemente gli Duca. ascoltatori saranno soltanto i colleghi dell'opposizione e non certo i colleghi della maggioranza, che, fatto salvo l'orario in cui si voterà e quindi pronti a ritornare per dare questa prova di disciplina, hanno pensato bene di trascorrere altrimenti il loro tempo. Beh, noi innanzitutto stiamo dimostrando che se invece di imporre via decreto questo provvedimento, se fosse accettato il confronto, forse tutti avremmo perso meno tempo. Ma questa è una risposta molto banale, molto ordinaria, molto quotidiana. La realtà vera è quella che sta uscendo dagli interventi di molti colleghi che mi hanno preceduto e dei molti che ancora seguiranno dopo il mio intervento. Quando nel 2001 l'Ulivo ha perso le elezioni, è iniziata, come conviene, dentro l'opposizione, quella che allora è diventata opposizione, un lungo lavorio di autoanalisi per capire dove si era sbagliato, perché quando uno capisce dove si è sbagliato, presumibilmente non ripeterà in modo meccanico questo errore nel futuro. Certo, c'erano tante spiegazioni relativi al formato dell'alleanza, all'unione o alla disunione, ma ce n'è uno che mano a mano si è affacciato, anche se noi non volevamo riconoscerlo all'inizio. Il fatto di essere stati percepiti eccessivamente difensivi su quanto avevamo fatto nei 5 anni precedenti e troppo continuisti per il futuro, e la circostanza di avere, come dire, scambiato, proprio incrociato, le due opposte attese che c'erano nei cittadini italiani. I cittadini italiani ci chiedevano in quella primavera 2001 una rassicurazione su alcune incertezze collettive largamente veicolate da una massiccia campagna elettorale della destra, e cioè immigrazione e sicurezza, e ci chiedevano però un grado maggiore di libertà nel campo delle cosiddette libertà civili, economiche e individuali. E la destra sembrava cogliere questa domanda. Noi eravamo invece eccessivamente laschi, così ci dicevano, sui temi dell'immigrazione e della sicurezza, e un po' troppo occhiuti sul tema delle regole individuali, civili ed economiche. Quelli che dicono che bisogna rispettare una regola non stanno mai simpatici. Quindi potrei dire che a quel tempo la destra, in politica non c'è mai il bene e il male in termini assoluti, aveva colto una maggiore sintonia con il Paese. Noi abbiamo già girato la boa della metà legislatura e ciò che si consuma, a nostro vantaggio evidentemente, ma non a vantaggio del Paese, è la graduale e ormai completa perdita di sintonia
rispetto al paese reale da parte della maggioranza che governa l'Italia. In questi 2 anni, certo, l'11 settembre ha giocato un bel ruolo, ma lo ha giocato in tutta Europa. Certo, la crisi economica ha giocato un bel ruolo in tutto il mondo e dunque anche in Italia, ma è come se la destra avesse continuato a ripetere i suoi mantra elettorali del 2001 e non avesse capito che c'era un paese che gli stava cambiando fra le mani e si stava arrabbiando, e si stava arrabbiando progressivamente. È stato detto efficacemente sabato scorso alla convenzione della lista unitaria da un amico e collega: beh, insomma, c'è chi all'inizio dell'anno si rifà il lifting e c'è chi fa fatica a arrivare a fine mese. È una battuta, se volete, ma una battuta che fotografa efficacissimamente lo scollamento che c'è tra il Presidente del Consiglio e i cittadini, anche quelli che lo hanno votato. Io non annoierò l'Aula rispetto alle fatiche del ceto medio, ma una cosa fatemela dire. Per 10 anni il ceto medio, che rappresenta il corpaccione ampio di questo Paese, ha avuto una certezza: si poteva avanzare di poco o di molto, si poteva avanzare rapidamente o lentamente, ma si avanzava. Non era in discussione il senso di marcia. Da un anno a questa parte, quando va bene, si resta dove si è. E per molti di coloro che appartengono per reddito al ceto medio, è cambiata la direzione di marcia, si arretra. Questo è ciò che capiscono gli italiani. Ha detto Giuliano Amato che leggere in una finanziaria che le poche risorse disponibili vengano messe fra l'altro in modo figurativo per acquistare i decoder, per fare acquistare i decoder, potrebbe far sembrare che questo Paese ha risolto tutti i problemi fondamentali e ormai, come dire, si candida a fare gli ultimi completamenti tecnologici per permettere al suo corpo sociale di fare un definitivo salto in avanti. In realtà questa è uno dei tanti esempi che rivelano come l'agenda del governo, l'agenda che il governo impone alla maggioranza, sia un'agenda che, ripeto, non corrisponde più all'agenda reale del Paese. Due sono stati gli argomenti per i quali questa maggioranza ha lavorato di festivo, ha lavorato di notte, ha lavorato di agosto, ha lavorato per decreto legge, ha lavorato costringendo in aula i ministri più importanti di questo governo che spesso non vengono quando si parla delle loro materie. E le due materie sono state giustizia e televisione. Non si è scappati mai da lì, giustizia e televisione. Noi abbiamo discusso provvedimenti relativi alla sanità senza il ministro della sanità. Noi abbiamo discusso provvedimenti riguardanti la situazione mondiale senza il ministro degli esteri. Noi abbiamo discusso dei problemi riguardanti l'ordine pubblico senza il ministro degli interni. Ma puntualmente, quando si è parlato di giustizia e di televisione, tutti questi autorevoli colleghi e amici ministri si erano tutti puntuali ai banchi del governo a fare il loro dovere di scolaretti. E tutto questo perché quei due argomenti rappresentano l'agenda reale, il core business del Presidente del Consiglio e dunque del governo che egli presiede. Il conflitto di interesse, vedete, in Italia non è un conflitto di interesse banale, ordinario. Qui non si tratta di avere la proprietà della più grande biscottificio e quindi dire: vabbè, quando si andrà a legiferare in materia di biscotti potrei trovarmi in conflitto. La proprietà della televisione e in generale dei principali mezzi di comunicazione di massa di questo paese e il controllo politico diretto e poi per ignavia indiretto che si ha su tutti i gangli della informazione pubblica fanno sì che questo sia il vero asset politico del Presidente del Consiglio. Con la televisione si fa informazione, si crea senso comune, si fa quello che gli americani chiamano agenda setting, cioè si impongono innanzitutto le domande e le questioni su cui il Paese deve pensare. Poi, magicamente, ci si offre come soluzione politica. Il vero conflitto di interesse non è una questione banalmente economica, fatemi dire, è proprio il conflitto che c'è in uno Stato di diritto liberal democratico fra il principio di equilibrio fra i poteri che ne reggono la democrazia sostanziale e quella violazione reale che c'è di questo equilibrio quando il Presidente del Consiglio entra pesantemente mani e piedi nel delicato tout s'étienne della scuola, come dire, di ispirazione alla Montesquieu che tutti noi abbiamo imparato a suo tempo. Noi assistiamo a telegiornali nei quali, penso alla Rete 1, il direttore Clemente Mimun, siamo deputati, possiamo parlare per nome e cognome e citare ciò che il direttore ha scritto in una intervista, anzi è stato pubblicato in un'intervista pochi giorni fa, per poterci sentire dire che i TG devono poter dare soltanto le notizie che danno speranza alla gente. Per cui scompare la crisi, scompare la stagnazione, scompare la guerra, salvo quelle molto lontane, e c'è soltanto un po' di cronaca nera qua e là, e un po' di cronaca rosa. Il nero e il rosa si sposano molto bene.
Noi abbiamo dato le immagini all'esterno in appalto delle convenzioni politiche in modo tale che si possa controllare anche come l'immagine del Presidente del Consiglio e del suo governo escono. Noi abbiamo anche, come paese, credo in Occidente, tra i primi paesi, assistito, ahimè, amaramente alle immagini taroccate, come quando al discorso del Presidente del Consiglio alle Nazioni Unite sono state giustapposte le immagini degli applausi che avevano seguito il discorso di Kofi Annan. Una roba che non avremmo mai voluto vivere. Sono queste, ma sarebbero molte altre le ragioni per cui un po' stanchi, si direbbe, ma felici, siamo fieri di continuare a fare questa battaglia ostruzionistica e dire no, nella nostra dichiarazione di voto finale, a questo decreto ignobile.